Finalmente ragazzi siamo arrivati al Q&A. Per chi non sapesse come funziona questo format, sostanzialmente io rispondo a tutte le domande che mi avete fatto sotto il post del giveaway dei 10.000 iscritti su YouTube. Ho dovuto fare una selezione alle vostre domande perché era veramente una marea, ho avuto circa 800-900 commenti più o meno. Li ho letti tutti, ci ho messo 2 ore e mezza a leggerli tutti. Chi mi segue anche su Instagram, e andate a seguirmi anche su Instagram perché lì pubblico più contenuti veloci, quindi se volete vedere cosa faccio di giorno in giorno, andate a seguirmi anche su Instagram. Comunque ho dovuto fare una selezione e ho individuato diversi argomenti di cui parlare e rispondere alle vostre domande. Prima di iniziare, ok, non perdiamoci via che abbiamo un sacco di domande da rispondere. Iniziamo subito. La domanda che in assoluto mi avete fatto di più tutti è: come hai fatto a incominciare a fare dirt? Dove hai imparato? Insomma, l'inizio della mia carriera. Allora, io ho iniziato a girare in bici nel 2009-2010 facendo downhill, noleggiando la bici al Mottolino a Livigno. Però abitando in città non potevo comprare una bici da downhill perché non avrebbe avuto senso, siccome i miei non potevano portarmi tutti i weekend a girare e soprattutto era una bici che poi magari d'inverno ti rimane nel box e non usi perché sono pesanti di solito le bici da downhill. Quindi mi sono informato su internet, guardando video, ho visto che esistevano bike, ma che si potevano utilizzare anche in skate park, e sapendo che nella zona di Monza e Brianza c'era qualche piccolo skate park, ho comprato proprio una bici da dirt per quel motivo lì. Poi realmente dirt ho invece conosciuto un altro ragazzo di nome Diego, dove ho iniziato ad andare a casa sua, aveva dei salti a casa in un terreno privato e ho iniziato a girare con lui. Provi. Perché ho iniziato a fare lo sport? Perché è solo uno, perché ti piace andare in bici, cioè non è che ci sono molte risposte, mi piaceva già andare in bici, mi ha affascinato vedere altre persone scendere dalla montagna e da lì ho iniziato tutta la mia passione. Pier Giorgio Brunello, oltre ad aver chiesto com'è nata la mia passione, mi ha anche chiesto chi mi ha spronato e chi è il mio idolo a cui mi ispiro. Se devo essere sincero, in questo momento non ho idoli del mio sport a cui mi ispiro. Mi ispiro di più ad altri sport, vedi come anche le cose che ho addosso, che sono di uno sciatore, che è Henry Carlo. Io mi ispiro molto allo sci, mi piace un sacco lo sci freestyle. Mi ispiro molto a questo personaggio perché esprime a pieno il concetto di freestyle e di dedicare l'intera esistenza e la propria passione per una cosa che ti piace fare. Come ci si può avvicinare al dirt? Chiede Damiano Petruzzellis. Abbiamo creato il Monza Pizza Bike Park proprio per un motivo. Quindi vieni al Monza Pizza Bike Park perché è il posto migliore per ora in Italia dove praticare dirt ed è aperto al pubblico, nel senso che non è privato. Dani chiede: perché fai dirt e non hai altre robe tipo DH? Ho altre robe tipo DH, cioè ce l'ho la bici da downhill, da enduro, eccetera. E faccio anche quello, assolutamente, però il mio focus rimane il dirt. Paolo Di Cristoforo chiede: secondo te un ragazzo potrebbe arrivare a livelli alti di competizione senza insegnanti, solo con le proprie conoscenze e pratiche? Assolutamente sì. L'esempio sono io, nel senso che non ho mai avuto un insegnante, anche perché in Italia, prima del bike park che abbiamo fatto a Monza, non c'era niente. Quindi se lo vuoi fare, basta avere molta determinazione e puoi raggiungere qualsiasi obiettivo. In tanti mi avete fatto notare anche che magari non tutti avete una disponibilità economica alta per le bici e quindi avete chiesto: che consigli dai a chi ha pochi soldi per comprare una bici per iniziare? Dipende sempre dal vostro budget. Comunque, diciamo, una bici da dirt base nuova costa più o meno sulle 800-850 euro. Se non volete spendere quelle cifre, rimanete su una, magari sull'usato, andate a cercare l'usato. Comunque, per iniziare, se non avete mai girato in bici, va più che bene, quindi rimanete su cifre sui 300-400 euro. Collegata alla domanda di prima, Daniele chiede: è meglio investire soldi su una bici al top o in un corso di dirt? Ovviamente se non hai proprio la bici è meglio investire prima sulla bici. Se invece hai già una bici che ti va bene, vai a fare un corso di dirt se ne hai bisogno e se vuoi imparare anche più in fretta e avere consigli da altre persone. Un'altra domanda molto gettonata è stata: quando hai iniziato i tuoi genitori erano d'accordo oppure molto simile? Cosa hanno pensato e detto i tuoi genitori quando hai deciso di intraprendere questo sport? Mamma, cosa hai pensato quando ho deciso di intraprendere questo sport? Prima cosa non l'ho capito subito. Quando l'ho capito ho detto: che bello, l'ho retorquato, finalmente c'è un interesse. Conclamato.
Matteo chiede: perché scegliere la Rose? Beh, se guardi i miei video vedrai il motivo per cui scegliere Rose. Secondo motivo, perché la uso io. Alessandro chiede: che protezioni usi? Quanto è faticoso e costoso gestire un bike park? Beh, allora, come protezioni uso casco, che a seconda di quello che faccio, o scodello o casco integrale, ginocchiere, parastinchi e cavigliere. Non uso il paraschiena, ma vi consiglio di usarlo se riuscite, per il fatto che per certi movimenti e certe rotazioni dà un po' fastidio, e quindi per ora non riesco ancora a utilizzarlo per questo motivo. Però se potete usarlo, utilizzatelo, che fa sempre bene. Gestire un bike park, quanto è faticoso e costoso? Molto costoso aprirlo, molto faticoso gestirlo. Quando ho incominciato ad avere i primi sponsor? Tanto per iniziare, per sponsor io intendo un'azienda che inizia a pagarti, quindi avere un accordo anche economico oltre all'accordo materialistico, nel senso che ti regalano i pezzi. Ho iniziato ad avere i primi sponsor dopo il mio primo Joyride, dopo la prima volta che ho partecipato al Joyride, quindi dal 2015. Toccato! Ma come hai fatto a farti conoscere dalle varie aziende e sponsor? Sei stato contattato? No, assolutamente non è che ti contattano le aziende, la maggior parte delle volte sei te che devi proporti alle aziende. Infatti è una ricerca continua tuttora di nuovi sponsor, ma è molto difficile. Soprattutto io l'ho sempre fatto in proprio, nel senso non ho un manager che mi gestisce. È abbastanza difficile sia trovare i contatti delle persone giuste a cui rivolgersi dell'azienda, sia anche imparare a proporsi, perché ovviamente le prime mail che mandavo erano banali e non avevo bene chiaro in testa neanche io come approcciarmi un'azienda. Riccardo chiede: come è nata la tua collaborazione con Rose? La mia collaborazione con Rose è nata appunto da sempre dopo il Joyride, e quindi nel 2015, subito dopo il Joyride, ho fatto anche il Nine Nights a Livigno, in cui c'era un altro rider che era Toby Vrobel, che era nel team Rose, e in quel momento Rose stava cercando un atleta a livello internazionale per promuovere il marchio. Lì al Nine Nights, appunto, questo Toby Vrobel mi ha chiesto se mi poteva interessare questa cosa. Assolutamente gli ho detto di sì, che appunto stavo cercando sponsor. Ho parlato col manager, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a iniziare a essere sponsorizzato e iniziare a lavorare proprio con loro. Come hai fatto a entrare la prima volta al Joyride? La prima volta per entrare al Joyride ho vinto una wildcard al Colorado Freeride Festival, che era un evento che c'era in Colorado. Veleno 011 chiede: se Red Bull o Monster ti contattasse per diventare loro sponsor, accetteresti o continueresti per la tua strada? Allora, non è che Red Bull e Monster ti contattano, non sono io lo sponsor di Red Bull e Monster, ma è il contrario, nel senso che penso che intendevi: se Red Bull e Monster mi contattano per sponsorizzarmi, accetterei? Dipende dal contratto. Magari un paio di anni fa avrei detto sì a mani basse senza neanche pensarci. Invece adesso che ho imparato a valorizzare la mia immagine, a seconda del contratto accetterei o chiederei delle modifiche nel contratto, oppure no, se non si riesce ad arrivare a un accordo. Bene, ma passiamo adesso alle domande un pochino più introspettive. Tiziano, come tanti altri, ha chiesto: come affronti il pre-gara e comunque i momenti prima della partenza? Di base c'è che hai sempre paura. La paura ce l'abbiamo tutti, non è impossibile non aver paura. È solo una condizione della paura, quindi bisogna cercare di abituarsi alla paura e trasformarla in qualcosa di positivo. In particolare io prima delle gare cerco di rilassarmi il più possibile, perché voglio essere libero mentalmente per la prestazione che sto per andare a fare, ma allo stesso tempo voglio essere molto determinato e concentrato. Dipende, o ascolto la musica, che di solito mi rilassa molto, o addirittura ho provato anche, per la tensione della gara, poco prima della gara, ad addormentarmi, fare 10 o 15 minuti di dormita. In questo piccolo momento in cui dormi ti veramente libera la mente da qualsiasi cosa, almeno nel mio caso. È sembra strano, sembra una stupidata, ma funziona. Qual è stata la vittoria o podio più importante della tua vita? Evidenzierei due migliori risultati per me. Uno è stato il secondo posto al Crankworks di Rotorua nel 2017, l'assegno è proprio quello là, perché è stato proprio il mio primo grosso podio ed è stato un momento in cui veramente ho spiccato e un sacco di gente da lì ha iniziato a seguirmi. Ma invece, come altro risultato importante, io considero il terzo posto nel campionato del mondo di quest'anno comunque il risultato più importante che ho mai fatto nella mia carriera. In tantissimi poi mi avete chiesto: hai mai pensato di smettere dopo una caduta? Hai mai avuto momenti di carenza o abbattimento morale nella mia carriera? Cose del genere, diciamo. Assolutamente sì. La vita,
va in alto e in basso, in alto e in basso, sempre. Stessa cosa in una carriera sportiva è così. Quindi sicuramente in certi momenti mi sono magari un po' più abbattuto, diciamo non avevo così tanta confidenza con me stesso. Però l'importante è rimanere con il proprio obiettivo nella mente e andare avanti per la propria strada, cercando di raggiungere il proprio obiettivo. Ah, a tal proposito ho trovato una domanda veramente perfetta. Fillo Baffo mi ha scritto: ho fatto un brutto volo e sono quasi rimasto paralizzato. È da 2 mesi che non cammino e non potrò ancora per 1 mese, sia per l'abitudine e la muscolatura perse. Dici che ce la farò a tornare come prima, in bici, enduro, downhill, o mi conviene lasciare stare l'agonismo e mettermi il cuore in pace? No, assolutamente no, Fillo, cioè devi ritornare in bici. Se è un tuo obiettivo, non devi mollarlo così, soltanto perché, ok, ti sei fatto male, hai fatto una brutta caduta, eccetera, ma se riesci a superare questa cosa e dire: superato questo grosso gradino, questo ostacolo, adesso la mia strada può essere solo un po' più in discesa e posso riprendere a fare quello che mi è sempre piaciuto. Martino poi mi scrive: come affronti gli injuries, cioè gli infortuni? Nel periodo di fermo come fai a tenerti in forma per quanto possibile e non perdere completamente il feeling con la bici? Quando mi faccio male, ovviamente c'è sempre un periodo di stop. Quando ti fai male qualcosa di serio, diciamo, ti rompi qualcosa, devi per forza stare fermo, è giusto stare fermi. Però ricordiamoci che ci si può lavorare mentalmente, perché nel nostro sport la mente è l'80%. E poi vado molto a sensazione col mio fisico, cioè quando inizio a sentire che il mio corpo inizia a permettermi di fare certe cose, inizio a fare qualcosina. È stato più difficile arrivare a fare quello che fai o più difficile rimanere nel giro? Bella domanda. Entrambi direi, assolutamente entrambe le cose. Però se devo essere sincero, forse è più difficile rimanere nel giro, perché per arrivare non hai niente da perdere, devi solo dare te stesso. Rimanere nel giro invece, parlando del campionato, non posso osare tantissimo e permettermi di cadere tutte le gare, perché se cadessi tutte le gare uscirei dal giro. Direi che è più difficile rimanere nel giro. P3K, se si legge così, mi ha scritto: come ti sei sentito quando ti hanno detto che eri arrivato terzo nel campionato del mondo di slopestyle? Lo saresti mai aspettato quando hai iniziato a girare per la prima volta? Assolutamente non me lo sarei mai aspettato. E come ho reagito? Ti lascio la reazione praticamente di quel momento. Come mi sento? Non lo sapevo, ma bene. Marco invece mi ha chiesto: ma dopo tutta la strada che hai percorso, ti sei mai girato indietro? C'è qualcosa che avresti fatto oppure evitato? Assolutamente ho commesso anch'io degli errori, ci sarebbero un sacco di cose che cambierei del mio passato. C'è qualcosa che avrei evitato? Sì, forse sì. Avrei fatto valere di più la mia immagine fin dall'inizio e forse avrei dubitato di più delle persone che mi circondavano. Che atmosfera c'è ai contest? Nel senso, c'è competizione potente e quindi nessuno si parla con nessuno, o è come se fosse un'uscita tra amici? Metà. Ovviamente è una competizione a livello mondiale, quindi campionato di alto livello massimo, ci sono interessi economici in gioco anche, c'è sempre un po', lo sai, quel... Però no, rimane comunque uno sport abbastanza sano e con gli atleti, comunque tutti gli altri rider, c'è sempre un clima abbastanza scherzoso in giro. Ciao! Come stai? Porta miseria! Ricordati sempre da persona a persona. Lorenzo mi scrive: come fai a star dietro a tutto, come girare, fare video, gare, stare dietro a curare la pista? Non lo so. È una bella domanda, è tanto lavoro, infatti non mi fermo mai. Ovviamente ci sono dei periodi che sto più dietro le gare, nel periodo delle gare. D'inverno mi occupo di più del park, video appunto in questo periodo che ho tanto tempo, infatti sto pubblicando 2 volte a settimana, però cerco di giostrarmi io il tempo. Ecco, però allo stesso tempo non hai dei giorni che dici: oh, oggi sono in vacanza. In realtà non c'ho mai vacanze, io da lunedì a domenica sono sempre impegnato. Giacomo De Lillo mi chiede: che consiglio daresti al te del passato che incomincia? Dopo una lunga riflessione ci ho pensato che non è importante il risultato sportivo, rimani te stesso sempre e se hai delle idee realizzale e non parlare di queste idee con troppe persone. Erano troppe le domande per farcele stare tutte in un video, ho dovuto per forza dividerle in due. La seconda parte di questo video uscirà non appena questo video raggiunge i 2500 like, oppure uscirà la settimana successiva, quindi se volete vederlo subito spolliciate. Tra l'altro ricordatevi che appunto nel secondo pezzo del Q&A verrà annunciato anche il vincitore del giveaway dei 10.000 iscritti su YouTube, quindi spolliciate.